Bentornati sui canali del Napo e bentornati a Tomb Raider. Siamo naufragati qui in un'isola che ancora non sappiamo che isola sia, ma lo scopriremo tra poco, state tranquilli. E possiamo già goderci questa vista assolutamente fantastica. Certo, se fossero un po' meno sporche di sangue sarebbe una vista ancora migliore. Cosa voi pensavate che stessi parlando del panorama? No, io parlavo delle tette. Comunque, se... Tomb Raider. Riconosciuto come un gran gioco, ma molto sottovalutato lo stesso, secondo me. Questa seconda parte, dopo che siamo scappati da un qualche indigeno che non si sa esattamente che scopo avesse per mettere Lara a testa in giù in una specie di grotta cripta piena di teschi e sassi, insomma. Adesso il gioco giustamente ci darà il tutorial riguardo alle sezioni di platform del gioco e un minimo anche per quanto riguarda quelle d'azione. E qui abbiamo la nostra primissima lezione. Se c'è una sporgenza sulla quale Lara si può aggrappare, generalmente è bianca. Mi sto chiedendo se chiunque abbia disegnato il gioco l'abbia fatto apposta a fare in modo che Lara cerchi con insistenza il colore bianco, perché voglio dire, io ci vedo delle analogie. Cazzo, ok. Ah, ecco, per l'appunto, io ci vedo delle analogie, cazzo. Ah, sono il maestro a fare battute orrende. Con questa penso di avere già perso almeno un centinaio di potenziali iscritti a questo canale. Vai. Ogni volta che si fanno sezioni di questo tipo è sempre un bene tenere un dito pronto sul tasto X perché serve molto spesso per riaggrapparsi a superfici sdrucciolevoli. Superfici piatte, premi A in salto per arrampicarti sulle superfici piatte. Potevano anche essere chiamate superfici su cui, non lo so, un gigante, forse Hulk, sono venuti più e più volte lasciando una traccia bianca sul... Vabbè, devo smetterla di essere così palesemente sessuale quando faccio i commenti. Quindi abbiamo trovato una riccia trasmittente, un'altra cosa e una scatola che penso, immagino che sia una scatola di preservativi a questo punto. Vediamo un po' cosa abbiamo intorno. Allora, innanzitutto quando lo schermo è nero così, vedete questo effetto? È perché sto utilizzando l'istinto di sopravvivenza che ci fa vedere gli oggetti con cui possiamo interagire. Porca miseria, non me lo ricordavo sto volo. Questo volo proprio non me lo ricordavo, maledizione. Comunque, sì, ci fa vedere gli oggetti con cui possiamo interagire nell'aria e soprattutto dov'è il nostro obiettivo. E in questo momento il nostro obiettivo è, pensate un po', all'asciutto. Perché ora che ci penso, quando ero uno scout, mi sa che me l'hanno insegnato, se mai ti dovessi perdere su un'isola deserta, ci sono tre cose che devi fare immediatamente. Uno, trovare un posto asciutto. Due, trovare qualcosa per fare un fuoco. Tre, trovare da mangiare. Quattro, trovare da bere. 5. Sedurre qualche bella indigena per garantirti una discendenza. Is
anyone listening? Please respond. Ah, ok, erano fiammiferi, non preservativi. Ahem, ahem. Here's the soon-to-be world-famous archaeologist, Lara Croft, in her native habitat. She's on the hunt for the lost kingdom of Yamatai, home to the fabulous Himiko, mythical sun queen, and ancestor of yours truly. Sam, is it serious? Oh, sweetie, I know. I'm just trying to lighten the mood here. Everyone's so on edge. What are you so worried about? I'm close to something. I'm sure of it. I just don't know if the others will listen. Or even if they should. Lara, you know this stuff better than anyone. Seriously, I'm not just saying this to make you feel better. I trust you, Roth trusts you. You got this. Now let's take a break, okay? Okay, okay. And Sam, thanks. She's not always this serious, you know? Come on, tackle in! No, no, it's how can you suggest I'm not serious about this expedition, Lara? It's not just Sam's family funding us. I put my savings on the line, too. We've all got some kind of stake in this. The funding won't last forever, Whitman. That's precisely why we should push east, not west. No one believes Yamatai... No one believes Yamatai is that far east. The books simply don't support it. Well, whoever wrote those books never found Yamatai. I've talked to Roth about this. There's no point in following in other people's footsteps, Dr. Whitman. I refuse to bet my reputation on your hunch. I'm the lead archaeologist here. And when were you last in the field without a TV crew behind you? Got 30 years experience, 2 PhDs, 1 in East Asian history. So why don't you just stick to boats, Mr. Grimm? Ship, Dr. Whitman. It's a ship. You don't need a PhD to know that. Going east will take us directly into the Dragon's Triangle. That's where we need to go. Lara, my little bird. I'd follow you almost anywhere, but that place has a bad energy. Bad storms, more like, makes the Bermuda Triangle look like Disney World. Sign me up. The stories about Queen Himiko say she could summon storms. Myths are usually based on some version of the truth. What if Yamatai was somewhere in the triangle itself? Look, this is the satellite imagery from inside the Dragon's Triangle. That doesn't look good. If it's wet, I can sail on it. Oh, don't tell me you're seriously Reyes is right. We don't have the funds to piss about. It's now or never. Lara's offering fresh ideas and a plan. I'm the captain here. It's my decision. We're going into the Dragon's Triangle. Why am I even here? Bene, almeno sappiamo già esattamente chi del gruppo sarà la principale testa di minchia. Il biondino con un palo ficcato nel culo che pensa di essere una divinità in terra. Decisamente il grande capo archeologo di sta minchia. Lui di sicuro creerà problemi. Si capisce subito. Wait, I can use that bow.
E penso di aver già accennato a questa cosa durante lo scorso video, ma uno dei motivi per cui questo gioco è stato molto sottovalutato rispetto a quanto effettivamente invece è fatto bene è proprio che Lara, al contrario dei vecchi giochi di Tomb Raider, in questo gioco non è subito, fin dall'inizio, un'eroina spaccaculi, super mega in gamba, super mega atletica, capace di affrontare qualsiasi cosa, ma molto molto umana, con tante debolezze. Io amo questa cosa veramente tanto, amo vedere un personaggio che, non so, è un... fondamentalmente Lara è addirittura, può essere considerata una ragazza ingenua a questo punto del gioco, come vedremo tra poco, perché adesso deve cacciare, però ha molti dubbi, rimorsi riguardo a quello che deve fare, togliere la vita a un animale, nonché togliere la vita a una persona magari più amanti. Però saranno dei traumi effettivamente per Lara, come vedremo meglio. E sono cose che hanno provocato tante critiche, ma a me piacciono tanto, veramente tanto. Allora, quello dovrebbe essere, ecco, infatti. Ovviamente io ora non mi metterò a cercare tutti quanti gli oggetti del gioco, però quelli che possiamo trovare, troviamoli, no? Questo, il fatto che non mi metterò a cercare tutto il gioco per completarlo al 100%, non significa che non esplorerò. Infatti in questa puntata adesso sapete cosa facciamo? Esploriamo, pensate un po'. It happened again. Private Kosuke. He was on gate duty last night. No one heard anything. And this morning they found his helmet. Nothing else. No tracks of his leaving. No blood. No shell casings. Nothing. The others are talking about Chinese partisans. Maybe even American GIs. Damn fools. They have no idea what's happening here. It is the Oni who stalk us. The restless, evil spirits. They live in the old places of this island. We are trespassers here. And they are watching us. Waiting. All these wrecks, the ruins, this entire island is a graveyard. It's only a matter of time. The Oni will come for us. Ho sempre trovato strano che questa parola Oni non sia tradotta, perché Oni in realtà è una parola giapponese che sta per demone o orco, ogre, una cosa del genere. E mi sono sempre chiesto per quale diavolo di motivo non l'hanno mai tradotta. Mi suona strano. Allora, di qua mi ricordo che c'era qualcosa. Ci dovrebbe essere un GPS. Una delle pochissime cose che mi ricordo è che qua, ecco, per appunto, uno su 5 tesori GPS di quest'area. Di quest'area, quindi ce ne stanno 5 da trovare. Non ricordo sinceramente se quel 5 significa che ce ne stanno 5 tutti quanti in quest'area, o stanno anche da qualche altra parte. Oltretutto forse è meglio se uso anche un po' questo per vedere se troviamo altri di quei teschietti sugli alberi, sapete. Che sono già al massimo di frecce. Qualche teschio. Ah, qui c'è sta una cosa che io odio. Questo palo è per utilizzare un'abilità che prenderemo solo molto più avanti nel gioco. Io odio quando nei videogiochi inseriscono subito ad inizio gioco delle cose che per essere usate invece richiedono di essere già arrivati tipo almeno a metà gioco. Perché? Cioè, cos'è? Una presa per il culo? Tipo, guarda, io ti piazzo questa cosa qui davanti, però prima di poterla usare devi giocare ancora per 10 ore. Cioè, no, non lo fare. Ti prego, non farlo. Sul serio, è una cosa brutta. Non è come prendere in giro i giocatori. E qua giustamente ancora ci manca l'attrezzo per prenderli. Fantastico. Vediamo se c'è qualcosa qui negli alberi. Lara, usalo bene sto istinto. Forza. Trovami ste cose negli alberi. Cos'è quella? Lara, brava. Mi hai trovato sta cosa negli alberi, che però stavolta non era negli alberi.
se riuscissimo davvero a trovarli tutti e 10 non mi dispiacerebbe per niente. Ho esperienza in più, mica male. Lì ci stanno altre frecce. So per certo che ci dovrebbe essere da queste parti un altro GPS su un'altra sporgenza. È un altro delle poche cose che mi ricordo da quando ho giocato l'ultima volta. Non è che ci ho giocato l'ultima volta questo. Mi sa che è stato a giugno dell'anno scorso, se non addirittura prima. Ne è passato un pochettino di tempo. Oh, guarda un po' cosa abbiamo qua. Sti maledetti cose si mimetizzano sulla corteccia, che è un piacere. Però si mimetizzano come dei maledetti con i colori di quest'area. Ne ho visto un altro. Sapete cosa? Quasi quasi. No, guarda, non lo dico. Non lo dico che adesso li cerco e resto qui a cercare fino a quando non li trovo tutti. Perché poi, se non lo faccio, faccio la figura del povero idiota. Ah, ma il Nabbo aveva detto che li avrebbe cercati tutti. Poi non li ha cercati tutti, sul serio. Già. Brutta cosa. Certo, è anche vero però che il Nabbo è un povero idiota, quindi farebbe la, cioè, farebbe la figura da se stesso in questo caso, e quindi magari potrei anche dirlo, però poi sto entrando in confusione. Devo smettere di parlare per qualche secondo. Allora, proviamo di qua. C'è qualcosa qui a parte le frecce? Deve essere per forza qualcosa qui a parte le frecce. No, soltanto frecce. Laggiù quello cos'è? No, quello è un uccello. Lara, smettila, ti prego, di concentrarti sugli uccelli. Cominciamo a tirare una bella freccia in testa. In testa a un dino. E questa è una di quelle scene che vi dicevo che a me piacciono tanto, perché fa vedere come Lara proprio non sia per niente abituata alla sopravvivenza a questo punto del gioco. No, 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 non torniamo al campo, non torniamo al campo per niente, io ancora qui c'ho da esplorare. Sì, qui però non ci stanno stelle, quindi come la dovrebbe trovare secondo te la strada di casa? Sono sicuro, 100%, che qui da qualche parte c'è qualche altra sporgenza, forse questa. Vediamo. È questa. Con un altro tesoro GPS. Ma a parte questo. A parte questo, io sto ancora cercando di vedere se troviamo qualche altro teschio. Aspetta che c'è, sono stato un po' di tempo qui a cercare, non riesco a trovare nient'altro. Torniamo indietro. Chi lo sa? Oh, dobbiamo tornare giusto qui. Magari dobbiamo proprio tornare indietro per poter trovare qualcosa di nuovo. A meno che non ci possa essere, forse, chi lo sa, qualcosa qua. Ma direi proprio di no, le mie speranze sono destinate a essere infrante tipo immediatamente. Quindi, torniamo pure indietro, continuando a guardare qui gli alberi, perché non si sa mai.
Teschietti belli? Ci siete? Ci da qualche parte? Sembrerebbe di no. Ok, mangiamo allora. Quindi, così siamo introdotti anche agli accampamenti, dove ovviamente possiamo spendere i punti abilità che otterremo uccidendo, squartando animali, insomma le solite cose con cui si accumula esperienza nella vita di tutti i giorni. Allora, vediamo un po', abbiamo abilità di caccia, abilità di sopravvivenza, abilità di caccia e abilità di sopravvivenza. Giustamente, allora io direi di cominciare dalla caccia. Killer, maestria dell'arco, maestria della pistola, no. Sopravvivenza, collezionista d'ossa, attentamente ai cadaveri degli animali per ottenere materiali aggiuntivi. Prendiamo questo, che potrebbe tornare effettivamamente utile. E boh, per ora abbiamo soltanto un punto abilità, le altre cose le sbloccheremo più avanti. Quindi, Captain of the Endurance. We are shipwrecked on an island inside the Dragon's Triangle. Roth! Lara! You're alive! Easy, easy. Are you okay? What happened? I remember the beach. And then it went black and I woke up in a cave. There was this crazy man, Roth. And a dead body. Oh, God. Where are you now, Lara? Are you safe? It was so horrible. It's all my fault. This is all my fault. Lara, listen to me. I sent an SOS from the Endurance before I abandoned her. Hopefully someone caught it. I've spoken to the others. We're regrouping at my location. Please come and get me. I have to stay here. You can do this, Lara. Remember when we climbed Snowdon? You said the key was knowing that all you've got to do is just keep moving. Remember everything I've taught you, Lara. You're ready for this. And keep your radio on. Okay. Sì, c'era una frase che non ci azzeccava davvero niente all'interno di quei sottotitoli, tipo, era una cosa tipo sali in alto attraverso antiche rovine. Sì, musica. Ma prima, visto che adesso abbiamo l'arco, voglio vedere. Guarda che bella cosa che sta lì. Guarda che bella cosa. Visto che adesso abbiamo l'arco, stavo giustamente dicendo, no? Vediamo se c'è qualcosa qui dietro. Sì, a quanto pare c'è qualcosa qui dietro. Ne abbiamo distrutti 5. Ce ne starà qualcun altro da queste parti? Esploriamo due secondini, che dite, prima di andare a vedere da dove proviene la musica. Oltretutto, ora che abbiamo preso collezionista di ossa, in realtà voglio anche tornare di là a uccidere qualche altro dino per vedere di prendere subito qualche materiale aggiuntivo e anche un po' di esperienza in più. Da qui non penso che si possa tornare, infatti. Torniamo un attimo indietro. A questo punto del gioco, se ben ricordo, devo vedere un attimino una cosa. Dobbiamo vedere se fermandoci di nuovo a riposare qui all'accampamento, forse non si sblocca la prima entrata del diario di Lara. Vediamo. Ola. Si sblocca come? This is Lara Croft, an archaeologist from the Endurance, shipwrecked on an island in the Dragon's Triangle, east of Japan. This place is incredible. I've seen wrecks here that could date back centuries. We weren't the first, and I know we're not alone. Something isn't right about this place. If I don't get off this island, maybe someone will eventually find this. Uno su 10 dei diari di Lara li abbiamo trovati. Andiamo a vedere da dove proviene sta musica. Tanto ha smesso di piovere. Sì, ha smesso di piovere. Prima era chiusa. O sbaglio? Hello? Sì, era decisamente chiusa prima. Hello?
way through. Damn it. Bene, direi che siamo abbastanza obbligati a scendere nel buco, perché il Nabbo è sempre, ogni volta che vede un buco è obbligato a entrarci, cioè non scherziamo, questa è la storia della mia vita, quindi sì, nella prossima puntata entriamo nel buco, buco nero, probabilmente molto umido. Alla prossima, gente.